Il Pungiglione, chiacchiere, news, attualità, collegamenti e a tu per tu con i protagonisti del nostro territorio. Il Pungiglione, musica, sport, politica, spettacolo. Buongiorno, buongiorno a tutti ed eccoci prontissimi per una nuova puntata del Pungiglione anche oggi, martedì 18 aprile. E vi presento subito la mia ospite di oggi, Maria Chiara Martini, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Consigliere comunale del comune di Ascoli. Comunale del comune, ok. Oggi con te parliamo del Gran Galà di Primavera, che si terrà venerdì, no? Qui. Sì, questo venerdì al Teatro Ventilio Basso, alle ore 20:45. Sarà una serata all'insegna della moda e dello spettacolo. Perfetto, come si svolgerà bene o male? So che c'è Francesco Arca. Sì, c'è come sempre un ospite straordinario, diciamo, che richiama un po' la popolarità e anche quest'anno soprattutto femminile, diciamo, quest'anno femminile. Ed è Francesco Arca, che poi sarà coinvolto in qualche maniera durante la serata, e vedremo diverse attività commerciali del territorio sfilare, insomma, i loro capi, mostrare i loro capi sul palco del teatro. Sarà una serata veramente bella e emozionante. E siamo giunti alla quinta edizione, mi dicevi prima, quindi sono già 5 anni. Sì. Perfetto. Allora, bene o male, a che ora inizierà questa serata? Allora, vi aspettiamo al Teatro Ventilio Basso di Ascoli Piceno il 21 aprile, che è questo venerdì, alle 20:45. E bisogna acquistare un biglietto? Sì. Sono ancora in vendita? Sì, i biglietti sono in vendita fino a venerdì presso la biglietteria in Piazza del Popolo, a prezzi modici, quindi raggiungibili per tutti. Partiamo dai 4 euro per arrivare a 10. A seconda della posizione all'interno del teatro. Sì. Va bene, allora, Maria, noi ci fermiamo un attimino, poi torniamo di nuovo in diretta. Sì. Ed eccoci, siamo tornati di nuovo in diretta con Maria Chiara Martini. Stiamo parlando del Gran Galà di Primavera che si terrà il 21 aprile, venerdì. Allora, abbiamo parlato di Francesco Arca, che ci sarà lui come ospite, ma dimmi un po' se ti ricordi le scorse edizioni, chi c'era? Allora, abbiamo avuto diversi personaggi conosciuti, o perlomeno, tra cui Giuseppe Zeno, l'attore, certo. Walter Nudo e Capuano, che è un attore molto conosciuto tra le donne perché ha rappresentato un personaggio principale nella fiction Le Tre Rose di Eva. Ah, e certo, ok, ci siamo. Amato dal pubblico femminile. Senti, ma chi li sceglie questi? Perché sono tutti bellissimi, no? Quindi c'è proprio tutti belli attori. A livello, diciamo, organizzativo, la società che gestisce l'evento. Perfetto, sceglie dei bei attori. Sceglie, insomma, sì. Vabbè, giustamente per richiamare l'affluenza femminile, perché comunque sia. E poi si parla di moda, quindi. E quindi, certo. Senti, invece, quali sono le attività? Torniamo serie. Quali sono le attività commerciali che partecipano? Allora, sono diverse. Partiamo dall'abbigliamento per bambini, Zero Pensieri e Big Ben. Ok. Ottica Expo. C'è la Confartigianato di Ascoli e Fermo che partecipa all'evento con dei quadri moda e abbiamo anche l'Ipsia Moda di Ascoli. La Maison Spose con gli abiti da sposa, quindi da cerimonia. Sì. Ok. La Cantalamessa Abbigliamento, Elena Miro e Cruise. Ah, perfetto, questi sono. Sì, queste sono le attività commerciali coinvolte. Poi abbiamo momenti che si alterneranno alla moda con l'esibizione di due bambine piccole che canteranno un brano e hanno partecipato queste bimbe alle nuove vocine di Castrocaro. Quindi sarà sicuramente emozionante. Saranno bravissime. Sicuro. Poi ci sarà uno spettacolino rappresentato dalla scuola primaria di Poggio Libretta. Insomma, una serata di moda, ma anche di danza, di danza, certo, di musica, anche dei balletti. La coreografia di coreografia di Lorenza Cappelli. Ok. Abbiamo la direzione artistica, la regia di Ida Capriotti e la presentazione sarà di Filippo Ferretti, quindi verrà presentata da lui la serata. Perfetto. Allora, noi ci fermiamo ancora un attimino, poi torniamo con te per i saluti finali. Ancora insieme con il Pungiglione oggi, martedì 18 aprile, con Maria Chiara Martini. Allora, Maria Chiara, ricordiamo questo appuntamento, venerdì 21 aprile. Sì, allora, il 21 aprile al Teatro Ventilio Basso di Ascoli Piceno ci sarà la quinta edizione del Gran Galà di Primavera, ideato dal consigliere comunale Massimiliano Di Micco. Okay. Vi aspettiamo in numerosi, i biglietti li trovate in vendita presso la biglietteria posta in Piazza del Popolo, a prezzi veramente
bassi, sì, ce quindi l'hai detto. Vi aspettiamo in numerosi, anche perché comunque sia sarà uno spettacolo veramente emozionante, dalla danza, ci sarà di tutto, moda, danza, tutto. Canto, di tutto, quindi una serata all'insegna del... la passione, dell'emozione e del divertimento. Perfetto, come sempre. Grazie mille, allora grazie, ti ringrazio, appuntamento a venerdì, grazie di essere stata mia ospite, buona grazie giornata. A te.